Coloro che perseguitano Cristo nei suoi fedeli non fanno differenza di confessioni, li perseguitano semplicemente perché sono cristiani. Lo ha sottolineato Papa Bergoglio, accogliendo in Vaticano i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, riuniti in occasione del 50° anniversario della promulgazione del decreto conciliare Unitatis Redintegratio. Considerando superate le ostilità e le indifferenze che in passato hanno creato fossati apparentemente incolmabili e prodotto ferite profonde, il Pontefice ha rimarcato che è stato avviato un processo di guarigione che consente di accogliere l'altro come fratello o sorella, soprattutto alla luce delle sfide che oggi attendono i discepoli di Cristo: il servizio dell'umanità sofferente e bisognosa, la difesa della vita umana e della sua inalienabile dignità, la salvaguardia del creato.